Rieccoci qua. Oggi parliamo del mio tipo di fisico, ovvero il fisico a triangolo. Cosa c'è da sapere su questo tipo di fisico? Cominciamo. Cominciamo subito col dire che anche qui, come in geometria, ci sono diversi tipi di triangoli. Semplicemente ci sono donne triangolo un po' più allungate, più proporzionate, e altre un pochino più compattate, ecco. E quindi anche lì qualcosina potrebbe cambiare. Inoltre ci tengo a dire che questi consigli che sto dando adesso sono riferiti al peso forma. Poi parleremo di plus size, parleremo di tanti altri dettagli più avanti. La più famosa triangola è J.Lo, Jennifer Lopez. Come è fatto il triangolo? Come vedete, spalle sono piccoline, strette, molto strette. Sono le famose spalle dove le spalline del reggiseno non stanno su perché non ci sono le spalle. Seno poco, in genere non più di una terza, quarta, se una proprio fortunata. E in genere tra seno e chiappe ci sono due taglie di differenza. In genere, ripeto, non siamo tutte fatte con lo stampino. Punto vita molto ben definito e un piccolo problema che ci portiamo dietro quasi tutte: l'iperlordosi. Come vedete, quella è una schiena normale, questa è la nostra. È una cosa così brutta? Beh sì, perché ci abbiamo spesso mal di schiena e io tipo ogni estate finisco dall'osteopata per farmi risistemare tutta, perché sono troppo pigra per fare yoga, pilates, eccetera eccetera. Pigra, non c'ho tempo in realtà, sono anche pigra. Comunque, i pro di questa iperlordosi in realtà sono che le chiappe, in noi così già tanto prominenti, diventano ancora più rotonde e prominenti. Questo vuol dire che possiamo anche metterci le scarpe piatte e abbiamo comunque le chiappe su belle in vista. E ora spezzo una lancia a favore, ovviamente, dei triangoli. Ricordatevi, non piangete perché non avete le tette grosse. Le tette prima o poi cedono alla forza di gravità. Le chiappe grosse sono per sempre, rimarranno sempre lì, su, impavide. Loro, la fisica non ha limiti per le chiappe grosse. Detto ciò, ritorniamo ad essere non di parte. E quindi questa è una grossa caratteristica di questo tipo di fisico. Un'altra cosa è che noi abbiamo questi bellissimi polpacci pieni che i rettangoli, ad esempio, ci invidiano, noi un po' meno, perché abbiamo problemi, per esempio, a infilarci gli stivali, quelli alti, fino al ginocchio, perché non ci entrano. Un'ultima cosa: quando questo tipo di fisico mette su grasso, ovviamente lo mette nella pancia, ma se vedete bene tutto nella zona centrale, perché ha delle fasce addominali laterali molto forti e quindi la ciccia ci va tutta nel centro. Ovviamente lo mettiamo anche nell'interno coscia e sulle chiappe, qui anche, ma proprio come ultima spiaggia, ma è la prima che va via quando dimagriamo. Rieccoci qua. Cosa ci mettiamo? Allora, innanzitutto in alto è la parte su cui ci andremo a focalizzare di più, perché è quella parte che dobbiamo andare ad allargare, nel senso per compensare, per ribalanciare con la parte di sotto che è più larga. Siccome è difficile stringere, possiamo solo allargare sopra. Quindi, cosa dobbiamo fare? Magliette e scolli rotondi, scolli alti, dritti, a un pelino a barchetta, non a V, lo so, sto infrangendo le mie stesse regole, ma ho quei 5 kg in più che mi danno un po' più di tette, quindi posso farlo. Quando li perderò, e perderò solo queste, fondamentalmente, mi dovrò rimettere degli scolli rotondi, perché lo scollo a V, specialmente profondo come questo, ci appiattisce ancora di più in realtà, non è proprio l'ideale. Quindi non mi guardate, ascoltate quello che dico, ma non guardate quello che faccio. Magliette, appunto, maniche super puffy, decorazioni, quant'altro, tutto. Più sono piene, più sono ricche, meglio. Proprio abbondate, abbondate. Vedi, non, proprio lì, sulle magliette potete tutto, tutto ci potete mettere, fiocconi, qualunque cosa. Vestiti e gonne, mi raccomando, guardateli bene. Devono avere questa forma ad A, perché fondamentalmente anche noi siamo fatte ad A. Hanno la forma A, andate tranquille, centrate, vi stanno. Altro tipo di vestito che ci sta molto bene è quello con la punto vita impero, lo stile impero. Siamo quasi l'unico tipo di fisico a cui sta veramente bene, perché abbiamo le curve giuste per riempire come si deve quel tipo di abito. Se non mi credete, provate e poi venite a farmi sapere che ho ragione. Jeans slim, volete l'effetto skinny? Bruciate gli skinny, comprate gli slim, anche perché tanto non c'entriamo negli skinny, quindi se volete lo skinny dovete prendervi quelle una o due taglie in più, e anche no, perché allargano le gambe e tutto quanto. Quindi slim, volete l'effetto skinny, mettetevi lo slim, non guardate sta modella che
ha un tipo di fisico diverso, quindi le vestono male perché non le sanno vestire le modelle nei siti online, e slim per avere l'effetto skinny, altrimenti potete mettervi i bootcut, quelli a zampa, i mom jeans. Parleremo, farò un video a parte su questo tipo di jeans, mom, boyfriend e girlfriend. Vi potete mettere anche i pantaloni a palazzo se volete qualcosa di più comodo, questi nello specifico fino al ginocchio si chiamano culotte, mi raccomando a palazzo non svasati, svasati vuol dire che sono molto stretti all'altezza della punto vita inguinale, invece questi partono già larghi direttamente dal punto vita, come potete vedere. Carrellata veloce sui tacchi, mettetevi quello che volete, zeppe, scarpe basse, derby, oxford, qualunque cosa, tutto vi sta bene. Se volete far vedere che avete delle tette, mettete degli indicatori. Borse possibilmente a mano o a spalla. Però vabbè, fate un po' come volete, la borsa alla fine è una necessità. Per saperne di più vedete il mio sito, thestyleague.it, e ci vediamo alla prossima.